Quindi, ma su Chiara Ferragni non me ne frega un cazzo, con tutto l'amore possibile, però, anche perché oramai, sinceramente, cioè, nel senso, sì, vabbè, ma oramai, cioè, la Ferragni l'hanno indagata per i pandori, per l'uovo di Pasqua, per le bambole, cioè, oramai, voglio dire, la mettano in galera, faccia prima, cioè, voglio dire, a sto punto, che cazzo, grazie per dirci, no, non è che fa sempre, magari lo vediamo proprio a fine live, per vedere se c'è qualche novità, adesso no, perché, raga, tanto voglio dire, che cazzo me ne frega a me della Ferragni e della sua passione per prodotti strani. Volevo vedere che quello di Merluz reagisco ai miei personaggi doppiati in altre lingue. Questo volevo vederlo, perché volevo vedere com'erano i personaggi che ha fatto lui in altre lingue. Molto forte, perché è l'ultimo monologo di Ragnar. Sentiamolo in spagnolo. Che Odin prepara un festino. Che cosa ho appena sentito? Perché è l'ultimo monologo di Ragnar. Sentiamolo in spagnolo. Che Odin prepara un festino. Che cos'era vento? Che cos'era quella roba? No, raga, dai, non è vero, ha fatto la gag, vero? Ha fatto la gag, sembra Veneto! Che Odin prepara un festin? Andiamo a farsi un prosecchino, Odin? Andiamo a farsi uno spritz, Odin? Dai, ciappator, andiamo tutti a farsi uno spruzzettin? È vero, no, ragazzi, non ci credo che quella sia il doppiaggio reale, non ci credo. Perché è l'ultimo monologo di Ragnar. Sentiamolo in spagnolo. Che Odin prepara un festin. Ma cos'è che Odin prepara un festin? No, raga, non è vero. Che Odin prepara un festin. Invece Veneto. Ma no, ragazzi, non ci credo che sia vero. C'è cosa, Ragnar lì chiuso in cella, sta per morire tutto insanguato, che Odin prepara un festin. Ma che cazzo è? Ciao Andrea. Ma che cazzo sto guardando? Si dice che il doppiaggio Arturo italiano è il migliore del mondo. Ah, da quello che ho appena visto, che Odin prepara un festin, che cazzo... Sarà vero? Reagirò ai personaggi che ho doppiato, doppiati in altre lingue. Cerchiamo anche poi magari... Io sto morendo. ...di vedere anche qualcosa di tecnico. Stasera ci muoio, ragazzi. ...che è differente dal nostro. Io Ken andiamo a bere. Dai, Gesboro. Se lo vedi, Ragnar, Gesboro, andiamo a bere, Odin, prendi lo spritz. Hello there. Ehi Freya, te fai un bianchin? Hello there. Ciao Re Papera. Stranamente oggi sono qui su Twitch. Ho visto su YouTube le tue reazioni su Web of Lies, gli ultimi due, e devo dire che ci sono stati dei casi non scontati dopo tutti i casi più stupidi. Come va? Ma è vero, vai in Spagna parlando veneto, ti rispondono capendo esattamente quello che hai detto. No, vabbè, ma un mio amico ridere, l'ha fatto per scherzo quest'estate e ha funzionato. Lacrime di gioia. No, ma mi ha fatto ridere perché mi sono immaginato durante il Ragnarok, no? Che stanno morendo tutte. Cioè, Heimdall, vieni qua, fatti un bianchin. Orco boia, sta arrivando Fenrir, mi vuol mangiare le ciapette. Thor, vieni a chi, prendi lo sprint. La prima volta che fai questa cosa. È la prima volta, sono emozionatissimo. Accidenti. Matthew, da chi iniziamo? Knuckles, che ha sempre avuto questa voce molto pesante, molto Che sboro di Oken. Dai Eundal, prendi un fernettino su. Dai Thor, ciapana birra. Aggressiva? Claudio, scegli la lingua. Ucraina. Epsila. Epsila. Sonic, ti spiezzo in due. Io sono Knuckle Drago. Attento, Sonic. Sono anche il rosso comunista. Fammi incazzare e finisci in gulag in 2 secondi. Scuccio. Zara, su se bude. Piace caldi te, bebincio. A finì giacchi. Non è brutta la voce. Comunque, non è, al di là della gag, non è malvagio il doppiaggio in ucraino. Metronova.
Metremon, cos'è che ha detto? Scusate. Era pugliese questo. Anch'io ho sentito le Tremon. Sonic, Tremon. Anch'io ho sentito le Tremon. Nedostojny! Tede, що за буфа? Щеня, не стримне! Ma sì, hai fatto bene. Sì, sai che non è brutto, dico la verità, non mi è dispiaciuto neanche a me in ucraino, non è bruttissimo. Timbro c'era, il labiale era giusto, anche il mix audio è fatto bene. Sono... sorpreso. Sono sorpreso, lo ammetto, perché comunque siamo andati a prendere una lingua che ha un mercato molto più piccolo, eppure se la spigne. Sì, è fatto veramente bene. A differenza di tipo del Re Leone, che ragazzi il doppiaggio in inglese di Scar è orribile. È orribile. Ragazzi, Scar nel doppiaggio inglese c'ha la voce nasale. C'è una cosa orribile. Cioè, Scar in italiano c'ha la voce quella così, c'ha la voce che sembra come per dire facciamo due chiacchiere che ti bagno la fica anche solo parlandoti. Cioè, Scar c'ha tutta la voce, come si dice, comunque profonda, da uomo che ti fa bagnare anche il buco. Cioè, in inglese la voce così, sembra Luca Laurenti. In inglese sembra Luca Laurenti, ma che cazzo... Cosa orribile. Bravo, andiamo a risentire come l'ho fatta io. Ah, lo vuoi? Renato Novara. Ecco che arriva. Da te mi sarei aspettato di più. Sei incompetente. Inadeguato. Indegno. Fammi risentire una cosa sull'ucraino. I nedostojny. Sai che vagamente quella del Merluz è più bella per me come voce. Quella del Merluz rimane più bella. Però sai che vagamente quell'ucraina un po' ci assomiglia. Un po' assomiglia alla voce del Merluz, il doppiatore ucraino. Non è come lui, perché lui per me è più bravo, però... Dostojny è indegno. Io però ho fatto riferimento a Idris Elba. Is it? Oh, you want it? Idris Elba dice... You're unskilled. Untrained. And unworthy. Unworthy. Però in francese tu es incapable. Incapable. Sonic, tu voulez-vous scontrer con me? Voulez-vous scontrer con me? Sonic, per bleu, io ci avere una baguette che è lunga da qui fino a Marsiglia. Io ti sconsiglio di scontrarti con me, Sonic. Tu non sai quel che sta succedendo. Tu devi sapere che io ho il cazzo che è il cannone della linea Maginot, Sonic. Attenzione, si vuoi. Può... Tu es incompetent. Tu es indigno. Per ora preferisco. Il francese non riesce a essere aggressivo neanche se ci prova. Cioè, il francese è una lingua bellissima, è una lingua da bagna fighe in umida cazzi, ma non riesce a essere rude e aggressivo neanche se ci prova. Proprio zero. Zero. Cioè, è una bellissima lingua il francese. Il tedesco sì. No, il tedesco è il contrario. Il tedesco è una lingua che non riesce a essere dolce neanche se ci prova. Cioè... Il tedesco, che io l'ho studiato tra l'altro un po' alle superiori, mi ricordo un cazzo, però un po' l'ho studiato, il tedesco non riesce a essere dolce neanche se ci prova. Cioè, in tedesco per dire ti amo, cioè, che cazzo era? Ich liebe dich! Cioè, stai cazzo? Voglio dire, io ti amo, ich liebe dich! Cioè, stai calmo, per favore, stai calmo! Cioè, per dire, sono stanco, ich bin müde! Che cazzo, cioè voglio dire, cioè, sono stanco, cioè, madonna mia, il tedesco ogni parola sembra a caso che ti vogliono assassinare la madre. L'ucraino, il francese, francese è strano, ha un timbro un po' diverso, però tecnicamente c'è. Tecnicamente sono tutti bravi. Greco, sentiamo il greco. Greco sarà un po' peggio. Il greco è una fetta di mercato molto piccolo. Ah, tu fellis, stato paris. Prima la piopola postella. Hanno capito solo un sacco di dos, però carino. C'è Anaxios. Io ho sentito solamente Sparta, calcio nella pancia, 300, Spartani, AU, è quello che ho sentito io. De Pampenetos Terokinos. Ha detto una serie di medicinali. Xanax, Prozac, Spasmomen, Diosmectal. Hello there.
Brufenus, ibuprofenus aspirinus, tachipirinus imodiumis. Era bellissimo. Ora però sì. La mia lingua nemica. Oddio, qual è? Eppure in realtà secondo me è quello in cui suona meglio. Perché Knuckles c'ha la cazzimma. E quale lingua? Sarà il tedesco. Ha la maggior cazzimma se non il tedesco. È il tedesco per forza, il tedesco sì. Oh, Zenzi. Oh, dove sti? Oh, Zenzi. Here comes he. Ich hatte von dir viel mehr erwartet. Untalentiert. Untrainiert. Und unwürdig. No, il tedesco fa cagare, mi dispiace. A me, io amo il tedesco, ma i doppiatori tedeschi fanno cagare. No, mi dispiace. Però sincero, i doppiatori tedeschi mi fanno cagare, raga, fa schifo. Cioè, mi sembra di sentire mio zio sessantenne che mi parla nostalgico dei bei tempi del fascismo. È una roba orribile. L'unica cosa veramente figa che ho visto nei film di tedesco è il discorso che fa il comandante in Star Wars alle truppe. Quello mi ha fatto sbragare da lì. Non so se l'avete mai visto il discorso di Star Wars in tedesco. Quello fa sbragare da ridere, quello è bellissimo. Ma a parte quello, cioè il resto, beh, in tedesco quando doppia mi fa veramente cagare, ma veramente cagare, una roba orribile. Cioè, però voglio dire, poteva essere un po' più aggressivo, ma non mi piace. Aspetta, non so neanche se lo trovo. A parte che si dovrebbe trovarsi su. Lascia perdere la musica sotto e finita. Sembra tutt'altro. Sembra tutt'altro. Lasciando perdere un attimo la musica di sotto che è finta, ma il discorso sembra tutt'altro il discorso. Dei Keine Seine, dei Imper, Republika Dink, dei Seinken Heine Jedi. Sembra un'altra roba, capito? Cioè, nella versione tedesca Palpatine c'ha il baffo, capito? Nella versione tedesca è Nazi Fener, non è Darth Fener. Palpatine c'ha la cosa, il baffo, capito? Cioè, qui è il problema. Ma infatti doveva essere uguale a quello, è fatto apposta per sembrare tedesco. Sì, ho capito, vabbè, però... Sì, ma il problema è che in tedesco qualsiasi cattivo che faccia delle dichiarazioni animate sembra sempre Hitler, quindi voglio dire... Sai cos'è? Bravo. A me non ma... è piaciuto. Non ci mette l'anima. Non si sentono le chiappe strette. In doppiaggio una delle indicazioni che dà di solito il direttore è stringi le chiappe, perché devi andare in tensione anche nelle scene più morbide. A me non è piaciuto. Morbide anche in quelle d'amore, perché se tu sei rilassato e fai sei un incompetente, no? Se invece vai in tensione stringi le chiappe e fai sei un incompetente, no? Si sente. Deve essere talmente strette che deve venirti un'embolia retale per riuscire. Se ti scappa una scoreggia ti esplode un occhio. Capito? Il tedesco si sa che si affidava alla lingua. Un po' troppo, eh. Sono stati tutti molto bravi. Esclusi i presenti, best. No, a me il tedesco non è piaciuto. Knuckle. Ucraino. Anche però il greco. Tachipirinos. Ma senti, la lingua. Tachipirinos. Che coglione. Lingua è bellissima. Isannicarnos. Annaxios. Se sbagli una... Sembra veramente... Sei farmaci contro la rinite. Sembra veramente delle robe tipo la rinaxina. Vocale invochi Satana. Ecco, però, tecnicamente Knuckles è una sorta di voce fatta con le corde false. No, perché tu fai questo se... Poi però ci devi mettere la lara. Non è facile, però è un modo di parlare. Ci sono altri personaggi che tecnicamente sono molto diversi. Per esempio, se vogliamo andare all'opposto, andrei a sentire Doflamingo. Doflamingo è invece una voce in maschera che va qui. Doflamingo è difficile da fare perché Doflamingo è Joker. Cioè, Doflamingo, secondo me, da doppiare è veramente difficile perché è un personaggio malvagio, idiota, ma ti deve trasmettere sia la pazzia, sia la malvagità, il tutto in frasi in cui... Cioè, Doflamingo non si incazza mai, cioè, non è vero, si incazza pochissimo.
È complicato. È molto, molto complicato. È come Kira, è come la voce di Kira. Per me la voce di Kira è difficilissima da fare, specialmente quando ride o quando riflette, perché comunque deve trasmetterti quell'ansia da megalomane pazzoide, capito? Sono quei personaggi che li devi far bene, perché sennò... È molto diverso. Se ce lo tenessimo per il finale... Non fare spoiler per la mia ragazza, per favore. In che senso spoiler? Ok, di che Maurizio, cosa? Ho capito. Quando studierò doppiaggio mi faccio venire le morroidi ogni volta e i guis fall out. Grazie per il finale do Flamingo, va bene, volevo andare su una cosa diversa. Facciamo una cosa. Ma è successo? Perdo Flamingo, no, non dico un cazzo, tranquilla, non dico un cazzo. Zamasu, ah, ascoltiamo l'originale. I doppiaggi giapponesi sono sempre belli. O sono io che sono stato plagiato sin da bambino? No, non spoiler, non è di Death Note, è di One Piece. O sono stato io che sono stato plagiato? Per me i doppiaggi giapponesi sono sempre belli. Cioè, io non ho ancora trovato un anime giapponese doppiato di merda. Quindi o loro sono bravissimi, o sono io che sono stato talmente tanto plagiato, abituato ad ascoltarli sempre a ripetizione, che per me non riesco a concepirli brutti. A parte che parlano così, cioè l'unico problema dei giapponesi è che parlano così. Toyota Suzuki. Donne chi shote do flamingo. Non riescono, non hanno le parole unite. Scandiz con le vocali. È come in Inception. Signor Cobb, questo tappeto è di poliestere. È uguale. È il Money Kate di Luffy. Sembra che abbiano 84 afte in bocca quando parla. Quando parla, quello è il problema, capito? Ai giapponesi sono degli attori straordinari, ma c'hanno un difetto tecnico. Non c'hanno una battuta sync. Ma in giapponese loro incidono già sul cartone. Prima! E allora sugli animatori che sono cani. C'è cane. Questo succede però nelle serie. Se ti guardi un film di Miyazaki in giapponese, è perfetto. È come se non fosse doppiato. È quella recitazione naturale che noi applichiamo diversamente sul doppiaggio degli esseri umani rispetto ai cartoni animati, perché ovviamente vanno caricati di più i cartoni. Io dico sempre, se levi l'audio a un cartone animato, per quanto animato bene, restano dei disegni che si muovono. Non ci sono gli occhi di una persona, non c'è un'anima, nonostante si chiami umano. Ma questo era il giapponese. Ora, io ho una forte avversità per gli anime doppiati in inglese. A me fanno veramente... brutto. A me no, invece a me l'inglese piace molto, non sempre, ma mi piace molto. Per me uno dei doppiaggi più che mi suonano meglio sono quelli inglesi o americani, per me suonano bene. Poi magari sono io, invece a me non dispiacciono, a me non dispiacciono. Dipende che anime è, però in linea di massima non mi dispiacciono quelli doppiati in inglese, sarò sincero. Però, ripeto, dipende da anime a anime. Dipende anche da cartone a cartone, perché alcuni sicuramente sono fatti meglio di altri. Però a me in linea di massima non mi disturbano. Poi sono gusti personali, ragazzi, quindi non c'è uno che ha ragione e uno che ha torto qui, sono puri gusti personali, ognuno c'ha i suoi. Perché fanno tutto uguale. I cartoon americani, i doppiati in americano sono molto belli. Rick e Morty, Phineas e Ferb, tutte le puntate di Yu-Gi-Oh! Che ho doppiato avevamo il doppiaggio americano in cuffia, non quello giapponese. Quindi io sentivo questi dodicenni che facevano perché enfatizzano. Però un po' è vero, Yu-Gi-Oh! Quando devo duellare, cazzo, c'è Yu-Gi-Oh! Che c'ha 6 anni! Andiamo, Pegasus, è ora di duellare! Avanti! Tira fuori il tuo day! Io credo nel cuore delle carte, Pegasus! un po' è vero! Give me your blue eyes, white dragon card. Quindi andrei a sentire Zamasu in inglese. Vagamente è vero! Doppiato da James Marsters. James Marsters. E lo sai chi è James Marsters? Spike in Buffy. Oddio, ma chi cazzo se lo ricordava più? Cioè, addio. Ah, l'ha doppiato lui, Zamasu? Allora magari aspetta, ne ha anche fatto bene, non so. Ma magari è un cane. My form is justice, and my form is the world. Worship me. Sì, ma è bruttissimo l'audio, però. Cioè, l'audio è bruttissimo, si sente malissimo. Give praise unto me.
No, questo fa schifo al cazzo, ok? No, questo fa proprio, okay, questo fa proprio schifo al cazzo. Long, grazie per il sei palatino. No, questo qui è orribile. Questo qui fa proprio schifo alla merda. Cioè, non c'è la minima passione, la minima emozione, la minima intonazione. Sembra che stai facendo la recita di Natale, la poesia di Natale con i tuoi genitori che ti filmano. Leggi la poesia! Babbo Natale è venuto, ha portato i regali, gioia e giubilo ai bambini nel mondo, la pace venga, finisca ogni guerra. È orribile. The sublime, the invincible, the almighty and divine, all hail Zamasu. Non ma manca l'emozione. Zamasu, pomoscio. Un po' moscettino, manca l'emozione, cazzo. Scetto. Era Spike che... Sì, e parlava successo. Allora, c'è Zamasu in tedesco, però un'altra scena. Zamasu in tedesco, io ho molta paura. Zamasu in tedesco. Ich keine seine Figantra Leben, sollen entkallen. Bilde dir bloß nichts ein. Deine Transformation ist nichts gegen... Deine Transformation... Deine Transformationen! Vabbè, ma non si può sentire! Ma non si può sentire! Deine Transformationen, ja! Preparate Kanonen! Io sono Zamasu, preparate cannoni, ja, conquisterò tutto l'universo, vai di trasformazione, Dankeschön. Oddio, è stato bellissimo. Zamasu in tedesco, però un'altra scena. È stato bellissimo. Scena. Bilde dir bloß nichts ein, deine Transformation ist nicht... Madonna mia, lo ridevo così dai tempi in cui mi sono guardato il discorso di Scar nelle varie lingue. E c'era, e cioè, non so se avete presente quando Scar da insulta le iene, che in tedesco fa idioten. Mi ha fatto piacere da ridere quell'altro con Scar che si incazza con le iene, idioten. Aspetta, vediamo se lo trovo, un attimo. Oddio. Però io non so come cazzo si chiama. Oddio. Vediamo se lo trovo, perché non so come... Ok, però bisogna vedere se... No, questa parte subito con la canzone che... No, aspetta. Vediamo un attimo se lo trovo. No, aspetta, quella che lo dice. Ah no, è qui, aspetta, vediamo se lo trovo un attimo, vediamo se si sente. Nein, du Null, wir bringen ihn um und Simba auch. Tolle Idee, wir brauchen schon König. Niemand, la 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 la. Idioten! Lo fa benissimo. Idioten! Borsa, grazie, benissimo. Idioten! Wir brauchen schon König! Niemand, la 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 la! Idioten! Es wird eine König! Con il tedesco migliora tutto. Se dovessi scegliere quale lingua studiare, sceglierei proprio il tedesco. È bellissimo! Idioten! Il tedesco spacca, è piaciuto molto anche... Ma che cazzo, io non so immaginare tua madre in tedesco che ti dà dire idiota! Idioten! Oh mio Dio, stasera c'è... Nichts gegen einen Gott! Schon wieder? Che cazzo? Che cos'era? Che cos'era questo? Pampini, è arrivato Babbo Natale! Che cos'era questo? Ma che cos'è sta risata? Schon wieder?
Habt ihr Dummköpfe nicht langsam satt? Ständig versuchen die Menschen aufs Neue uns Götter zu imitieren. Man faceva... Ist es, weil wir Götter zu erhaben sind? Oder ist es, weil wir Götter non zu è sulla faccia. No. No, ragazzi, ma il tedesco non si può sentire nel doppiaggio, è una cosa orribile. No, ragazzi, no, mi spiace. Sentiamolo in portoghese brasiliano. Tu pensi che una cosa adesso vai conseguirmi di ruota? Questo è carino, questo è carino. Già c'è più energia. Non sei già petulante. Sembra l'hai detto quella puttana di tua madre. Ma... ma mi piace di più in... Non è brutto, non è brutto. In portoghese non mi dispiace. I pensieri di noi supremi portano il bene, mentre le azioni di voi umani portano solo sofferenza. Per questo siete esseri inferiori. Coraggio, rispondi agli attacchi. Ne ho davvero abbastanza della tua superbia mortale! Per te è finita, mortale. Brasiliano è più cattivo. Sì, quello cruco. Il brasiliano è più cattivo, l'italiano è meno cattivo ma più nobile, però... Vabbè, ma poi giudicare... Vabbè, di Merluz, giudicare l'italiano è difficile. Quello brasiliano non mi è dispiaciuto. Quello brasiliano non mi è... È molto carino quello brasiliano. Quello tedesco, ragazzi, trasformazione! Secondo me è il peggiore. Per l'inglese è stato un po'... Brasiliano... Non era male. Io non mi posso votare. Ma andiamo a sentire uno dei miei cavalli di battaglia. Ma prima ringraziamo... Oddio, è il Veneto. Che Odin! Preparo un crodin. Micocco, grazie per la sabba. Il nostro sponsor succede porto soprattutto. Non è che sei conto un di ne parliamo. Dovete sapere, questa è una piccola chicca, Paolo. Giusto per sfatare alcuni miti, no? Perché ho sentito in dire in giro che io a un certo punto della mia carriera di YouTube ho deciso di fare il doppiatore. No, quando è nato Cotto e Frullato nel 2013, io già facevo il doppiatore da diversi anni. All'inizio della pandemia 2020 è stato caricato su Netflix Vikings. Tutti hanno visto Vikings perché tutti stavano a casa. Che devi fa? Guardi Vikings, la serie nuova. C'è 4 stagioni, 5, guardiamoci. Ragnar, perché non hai visto l'inizio, ecco perché non l'hai sentito Ragnar Veneto. Tanta gente mi telefonava durante la pandemia, anche amici, parenti. Tu hai fatto Ragnar? Ho fatto sì, l'ho fatto 8 anni fa. Perché dovete sapere che io la prima stagione di Vikings l'ho doppiata nel 2012, cioè prima di fare Cotto e Frullato. Si vede che nessuno se l'è cagato fino a quando non è arrivato. Vato. Prima di vedere le scene di Vikings, sappiate che questa è una scena molto importante che potrebbe spoilerarvi la serie se non l'avete vista. Allora, vabbè, Dio mio, è uscita 40 anni fa. Cioè... Allora, intanto me lo sento in inglese Travis Fimmel perché è breve. It gladdens me to know that Odin prepares for a feast. Soon I shall be drinking ale from curved horns. Sì, ma sembra un po' un anziano. Cioè, è carino in inglese, però sembra di sentire mio nonno che si lamenta dei cantieri. Cioè, è lì che fa, sì, perché Odino non mi lascerà morire senza onore. Cioè, sembra un anziano che gli slitta la dentiera. Cioè, sì, qua una volta era tutto cantieri, adesso è solo foresta, foresta per Odino. Cioè, è quello il problema, capito? Considera che lui è australiano addirittura. Sì, capito, ma gli ma è no, not enter Odin's hall with fear. There, I shall wait for my sons to join me. And when they do, I will bask in their tales of triumph. Ma perché se sa se se? Ma perché se 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 se? Perché se se se? Se stesso so Odin, se 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 se, my sons, si se se. My death comes without apology. And I welcome the Valkyries to summon me home! Madonna, lui non si fa dire un cazzo. No, no, bravo, però... Cioè, nel senso, non è brutto in inglese, però è molto... Poi questa scena è molto forte perché è l'ultimo monologo di Ragnar. Lo vorrei sentire in russo. Oh mio Dio, in russo. In russo. Tu mi hai catturato, figlio di puttana! Credi di seppellire me qua sotto, stronzo di merda? Io c'ho vodka! Io sono sopravvissuto a 4 cometi lì, c'è 6 anni in gulag! Prigione sottoterra mi fa sega a 2 mani! Prendi il mio cazzo e masturba! Rad слышать я, что Один готовится к... È un voice-over! C'è l'audio originale sotto! Ma scusa, ma infatti dicevo, perché c'è l'audio originale sotto? Scusatemi! Perché c'è l'audio sotto? Scora! Stanno io a pit el isgnute. Ma non si capisce un cazzo. Ma non si capisce un cazzo di niente. Non capisco niente, però. Se mette mezza intenzione. Герой, что вступает в Вальхаллу, не оплакивает свою смерть. Ma...
Silver Smerch, ma non si capisce niente. Lo uccidi così, cioè guardalo con i sottotitoli piuttosto. Ha fatto pure. Ma tra l'altro mi sa che tutte le voci sono fatte da quel narratore lì. Sì, tutti i personaggi. Che merda. Sì. Ma perché l'hanno doppiato così di merda, Viking, scusami, il russo? Cioè, non avevano dei doppiatori da pagare? Pensa che io, da ragazzino, c'era un mio amico che prendeva un canale polacco. L'unico doppiaggio in inglese che a mio parere sia fatto bene è quello del manga Anime Helsing. Quello con il protagonista Alucard. Secondo me anche più. Vabbè, ma gusti personali. Alla prima messa in onda di Dragon Ball Z in Italia, noi eravamo a Freezer. Su questo canale polacco andava in onda Dragon Ball Z in francese ed erano a Garlic Junior, quindi erano tipo 20 puntate più avanti. E noi andavamo a casa sua per vedere Dragon Ball in francese con la voce polacca che parlava sopra tutti i personaggi. Che bordello, non si sarà capito un cazzo. Orribile. Ragnar in francese. Cela m'emplit de joie de savoir qu'Odin se prépare à un festin. Se prépara la festa. Se préparé les portées, les escargots et la baguette. Facciamo una festa, mon ami. Ci prepariamo al party. Attenzione, che l'ultima volta che abbiamo fatto festa sono saltate le teste. Mi raccomando, chiudete le porte. Bientôt je boirai des cornes di tromelle. Gli esseri sono non puoi goderti in pieno a causa di tante cose. Vabbè, infatti, a causa di questo evito di guardare film non russi con il doppiaggio russo. Vabbè, ma dai, ma non è possibile che non sappiano doppiaggio. Grazie per Leo. E lorsqu'ils l'auront fait, je me délecterai des récits de leur triomphe. Però è bello, in francese mi piace, devo dire la verità. Questo è fatto bene in francese. Sembra sempre che voglia essere messo a 90, però bello, in francese non mi dispiace. Bravo. Sì, molto, questo qui è bravo, molto. Et je me réjouis aussi que les Valkyries me mènent en ma demeure. Che finale diverso. Sentiamolo in spagnolo, che è l'ultimo. Mi allegra ver hoy que Odín prepara un festín. È tornato che Odín prepara un festín. È tornato in Veneto che Odín prepara un festín. Oddio, bellissimo. Oh, ma no, è troppo bello che Odin prepara un festin. Oh, stregheta. Chiama le Valchirie, ci facciamo uno spritzettin. Dai che adesso arriva il Ragnarok, facciamoci un po' di prosciacchin. Tutti i giorni dromele e birra, ci facciamo uno spritzettin. Oddio, santo. Come il fuoco ha illuminato il percorso dei nostri avi. Che è l'ultimo. Mi allegra ver hoy che Odin prepara un festin. No, ragazzi, è troppo bello. È troppo bello in Veneto. Oh, madonna santa, che Odin prepara un festin. Che Odin prepara un festin. Dice Veneto. Scusami. Oh, c'ho peggio. Ocio Odino, ferrirte vuol mozzicar. Ocio, vieni. Odin, t'ho detto che puoi bere il prosciacchin, ti morivi a Ragnarok, eh? Mi parlo, tu. Oh, streghetto. Puoi venire un attimo qui per farti capire una cosa. In questa sequenza, Ragnar è così. A ver hoy che Odin prepara un festin. Ti ho veramente distrutto. Gli manca un occhio, è pieno di sangue. Che Odin prepara un festin. Ma andiamo avanti. Ma che cazzo è doppiato da Zaya? Ti magari. E l'eroe che entra nel Valhalla non lamenta su muerte. No.
è troppo vitale. Cioè, no, è troppo veneto, è quel problema. Ragnar è distrutto, è in una gabbia, appeso. Solo spero alla Svalkirias per llevarmi a casa. La zia, ma sembra un pirata anziano. Cioè, sembrava solo che facesse ahoy! Arr, corpo di mille balene, ahoy, prepara la nave per la trippa di Nettuno, ehi cannoni, arr, sembra un pirata, che cazzo è, l'esecuzione di Barba Nera. Questo pezzo qui, la Valchiria per arrivarmi a casa, in francese fa... E je me réjouis aussi que les Valkyries me mènent à ma demeure. In francese la merda, in francese è bello. In inglese... And I welcome the Valkyries to summon me home. Lo fa con 12 coglioni in inglese. Solo spero alla Svalkirias per llevarmi a casa. Corpo di mille sirene, spugna! Purtroppo... Posso? La mia morte si compierà senza soluzione. E do il benvenuto alle Valkirie che mi riporteranno a casa. Bello, vabbè, Merluz è bravissimo, c'ho un cazzo, non c'ho un cazzo da fare, per me Merluz è bravissimo a doppiare. Io non ho un cazzo da dire, per me Merluz è un mostro nel doppiaggio, ma no. Chiappe strette, posso tirarmela e dire che qui vinco io, dopo l'originale ovviamente. Il francese no, era... No, Merluz no, qua vince che Odin prepara un festin, cioè te lo dico, mi spiace. Io Merluz ti voglio bene Merluz, ma non ce n'è, cioè che Odin prepara un festin, non si batte, ma neanche, voglio dire, ma neanche a mani basse, cioè, ma dove vuoi andare? Cioè abbiamo Ragnar Veneto, scusami, porta pazienza, no, cioè che Odin... Da quello migliore, anche a livello di mix audio, era fatto molto bene, c'erano i movimenti nel francese. Cioè... Devo prendere un'aspirina, mi è venuto mal di testa da ridere, se ci credete. Ma si tira su. Nello spagnolo invece era troppo vitale, era troppo vivo. Tu questa qui l'hai fatta nel... 2016. Tanto di cappello, perché non è una roba che hai fatto di recente, quindi avevi anche meno esperienza. 2016. Sai cosa andiamo a sentire adesso? Elvis. Perché prima ho fatto l'esempio, no, di varie tipologie di voce. Elvis è stato molto difficile a livello tecnico, ho fatto un video apposta, ragazzi, ho fatto un video per ogni personaggio di cui stiamo parlando, se volete recuperarli è il momento, così capite anche un po' di più quello di cui sto parlando. Elvis a livello tecnico è stato difficilissimo, perché dovevi seguire la sua crescita, come si dice? Anagrafica, grazie, mi viene la parola anagrafica, dai 19 ai 42 anni, e il suo modo di parlare, la sua cantilena, la sua voce un po' particolare. Infatti lo sentirei prima in inglese, per far capire com'era la situazione, anche perché in questa scena lui ha 42 anni, Austin Butler è del 91 tra l'altro, è imbalsito, è un po' più pieno. There's this place in San Diego that you can go to rest. I'm on before this, Chancellor. 40. And nobody's gonna remember me. I never made a classic film that I could be proud of. Ok, rivediamo questo pezzo in francese. Bello, carino, in inglese, non mi dispiace. L'audio è buono, raga, perché non capisco mai se è alto o basso il volume. T'es prévu, personne n'en saura rien. Je vais avoir 40 ans, Priscilla. 40 ans. E personne se souviendra de moi. Ma che... Sono ancora pensato che Odin prepara un festin, scusate. Quello del francese è bello. Il problema è che quello di francese sembra una pubblicità per profumi. Cioè, j'adore. Cioè, è quello. Sembra che a un certo momento, a un certo punto si gira e faccia j'adore. Per l'uomo che non deve chiedere mai. È quello il problema. Ma uno ci aveva bisogno di profumi per uomini. Je vais laisser aucune trace. Dior. J'aurais pas tourné dans un grand film dont je puisse être fier. Mais tu vas pas faire une étoile aînée? Barbara, le colonel. È doppiato bene? Bello, però sembra tanto una pubblicità di profumi, e quelli proprio Paco Rabanne. Ma non sento Elvis. Un po' meno profondo. Tesoro, c'è questo posto. Giulia Franceschetti. A San Diego, bravissima. Dove potresti riposarti. Dopo il concerto puoi andare direttamente in clinica e non lo saprà nessuno, è già organizzato. Tra poco faccio 40 anni. 40. Che cazzo vuoi, Elvis? Pure io, non rompere i coglioni. E nessuno si ricorderà di me. Non ho fatto niente che resterà. Se non ho fatto un film classico di cui posso andare fiero. Barbara, il colonnello. Bravo, bravo, bravo.
Bravo, Mauri è sempre bravo. Sì, no, la differenza col francese si sente. Io penso sia il mio... Il tuo canto del cigno. Il mio canto del cigno. Merda, non mi ci farà pensare al 2028, porca troia, che faccio 40 anni. Che la parola che volevo dire. Poi dopo ho fatto cagare in tutto quello che ho doppiato dopo. No, beh, c'è stato un lavoro molto grosso. E, ripeto, se volete sapere anche tante particolarità e curiosità sul doppiaggio di Elvis, recuperate il video perché ci sono delle chicche molto carine. Qui io non mi esprimo, perché per me c'è anche un valore emotivo, Elvis. Ma se devo giudicare il francese... L'unico modo in cui mi vedo io a 50 anni è con i capelli di lato grigi, ma sopra ancora castano chiaro, con la barba che ha la punta, il pizzetto alla punta grigia, e c'è un apocalisse zombie e sto ammazzando tutti quanti, da tipo uomo di mezza età, sopravvissuto. Cioè, è l'unico modo in cui mi vedo a quell'età lì, non è l'unico modo. Il francese per me è doppiato molto bene, però non sento Elvis. Quindi, ragazzi, non è vero che i doppiatori italiani sono i più bravi del mondo. Beh, smettiamo di tirarcela. Io sono più... Che imbecille. Rimane Doflamingo. Italiano, giapponese e inglese. Meno male, c'è anche in tedesco Doflamingo. Doflamingo in giapponese è bravissimo, ma ha una caratteristica che secondo me molte volte gli appassionati di doppiaggio giapponese o di giapponese in generale o di Giappone o di anime o di quello che vuoi non tutti riescono a percepire. Ma per me è molto evidente. Doflamingo ha 39 anni, il doppiatore giapponese ne ha 72. Se sei. Mica 72 anni. Ride mezz'ora Doflamingo. 10歳 にしてこの世の天国と地獄を見た俺は元凶である父を殺しその首をマリージョアへ持ち帰っただが天国にいる天竜人たちは Sono curioso di sentirlo in inglese. A me piace un sacco in giapponese, spacca di brutto per me. No, la risata non va bene. No, la risata in inglese non va bene. Doflamingo non fa Doflamingo ride di naso, ride tipo cioè ride così Doflamingo, non ride tipo ride tipo sogghigno, ride tipo come se stesse ridendo dentro, tipo cioè una roba del genere. Quindi at the young age of 10 I experienced both heaven and hell. No zio, è una cosa orribile, cioè sembra letteralmente uno che fa skate, sembra un ragazzo di 17 anni che fa skateboard e fa parte di una gang. Cioè una roba, sembra uno che è uscito che fa breakdance, è una roba che non si può sentire. Cioè Doflamingo c'ha il vocione, Doflamingo c'ha la voce un po' comunque impostata. Che cazzo è? Cioè sembra solo che tra poco faccia Way Rubber YOLO come butta brother. Voglio dire, no, è una roba first hand. I took it upon myself to end my suffering by bringing the head of my own father back to Marie-Joie. No, no, in inglese non... Can you believe that the celestial dragons would tell a 10-year-old boy they wouldn't take back someone from a line of traitors? It was then that I found there was no escaping. Lui sta così, ok? From a line of traitors? It was then that I... Sentite come è sceso di tono? No, non mi piace l'inglese, qua fa un po' schifo al cazzo. Sceso di tono nel momento in cui Doflamingo ha fatto così, ha cominciato a spalancare la bocca. Ma non puoi! Vedi, vieni a vedere. Mauri sconvolto che... Avevo soltanto 10 anni, ma sapevo già tutto del mondo, il meglio e il peggio. Così uccisi mio padre, lui il responsabile. E tornai a Marigua con la sua testa per essere perdonato. Ma ovviamente, i draghi celesti che abitano la terra sacra non volevano che una stirpe di traditori tornassi a vivere in mezzo a loro. Persi la mia ultima occasione per andarmene da qui. E da allora ho un solo scopo nella vita. Ebbene, io farò di tutto per distruggerlo. Sì, Mauri è bravo, Mauri è sempre bravo a doppiare. Sborrano perché fanno tutti... Sì, Mauri è bravo. Oh, è bravo quello americano, però nulla da dire. Cioè, quel sì, calo... bravo, ma non è Doflamingo. Cioè, sembra un ragazzino di 15 anni che è uscito dalla breakdance. Ma cioè... perché in inglese il doppiaggio è sempre privo di anima e sentimento? Perché non c'è un'invasione aliena in corso e non c'è il collega americano bianco che ha come partner il collega americano nero e uno dei due muore mentre poco prima che l'altro stesse per andare in pensione. Quindi quell'altro ritarda la pensione per vendicare il collega, ammazzare gli alieni e sconfiggere i terroristi.
visti. Di tono lì che non mi è piaciuto, però è bravo. E la risata di... con esplosioni casuali dietro che... verso. Sai perché? Perché è difficilissimo ridere a bocca chiusa. Ti faccio sentire una cosa. No, non ho detto che gli americani non sono bravi a doppiare, ho detto che non mi fa cagare questo. Io ho detto prima che a me piace il doppiaggio inglese. Il giapponese ride a bocca chiusa. In italiano. Ma è così che ride. L'ha fatta a bocca aperta. Quello che ho detto io. La stessa cosa che ho detto io. Don Flamingo non ride a bocca aperta. Queste sono cose che bisogna fare attenzione. È la caratteristica del personaggio. Esatto, quindi... esatto. No, sì, che lui non è che ride, lui sogghigna. Lui ghigna, non ride apertamente. È fondamentale la risata di Don Flamingo, perché è più difficile ridere a bocca chiusa. E lui ride spesso con i denti stretti, no? C'è un TikTok che è diventato molto virale. Sì, del ragazzo giapponese con la bottiglia. Dove c'è Don Flamingo in diverse lingue, tra cui anche l'italiano. E la cosa che mi rende felice e contento di questa cosa è che la mia risata, il mio doppiaggio è molto apprezzato all'estero. Sì, molto. Molto. Bravo. Grazie. Esce la notizia sulla pagina di Italia 2 delle nuove puntate di One Piece in italiano. E i commenti sono: che merda il doppiaggio italiano, vaffanculo. Lo bosono, grazie per i 22, Valentino, grazie per i sub. Ma quello semplicemente per il fatto perché quelli sono gli anime manga della merda che sono sempre lì, che se non lo vedono in giapponese sottotitolato non sono contenti, perché si chiedono più fighi che guardare un anime originale sottotitolato li renda più nerd. Cioè, che io se c'è una cosa che odio è guardare le cose sottotitolate. Io lo odio, perché o leggo i sottotitoli o guardo lo schermo. Io non riesco a fare tutte e due le cose. Io non capisco un cazzo. Cioè, o leggo i sottotitoli o guardo lo schermo. Non riesco a fare tutte e due le cose. Dalit, grazie per i 15, Palatino. Io non vedo un cazzo perché devo leggere i sottotitoli. E non vedo un cazzo di quello che accade. Cioè, a me dà fastidio perché non riesco a capire che cazzo sta succedendo. Già visto il giapponese. Se escono le puntate doppiate, non le devi vedere per forza. Non ti obbligano a vederle. Se l'hai già visto, bravo. Secondo me un doppiatore gli ha trombato la mamma, perché non è... Purtroppo i cartoni e gli anime si chiamali anime, non li chiamare cartoni, perché anche se anime vuol dire cartone in giapponese, sia in Italia sia all'estero vengono trattati un po' come prodotto per bambini, cosa che non è vero. Io non lavoro come se fossero prodotti per bambini. In Brasile amano gli anime tantissimo, e a me Zamasu in portoghese brasiliano è piaciuto un sacco, altri no, molto meno. Anzi, sarebbe interessante farmi sapere cosa ne pensate nei commenti. Bomba, ragazzi. Devo dire che Odin prepara il festin rimane attualmente la cosa migliore mai sentita stasera. Cioè, che Odin prepara il festin, io penso che me lo ricorderò per anni a venire, e per anni a venire sarà una delle cose migliori mai sentite. Che Odin, prendiamo un crodin. Odin, ostia. Oddio mio, raga, mi sono rincoglionito, vi giuro, mi è venuto mal di testa. Mi sono rincoglionito tantissimo, ho riso troppo, non devo ridere così. Allora, in realtà io non so come sto... Io ho trovato sto video, ragazzi, io non so che cos'è questo video. Il volto nascosto della prostituzione.